Ciao Maurizio, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, Amedei Maurizio, rugby a Rieti, tu sei del rugby a Rieti e sei di Rieti, Reatino, e oggi siamo qui per parlare di te come candidato alla presidenza della Regione Lazio, del Comitato Regionale Lazio FIR. Esatto, Allora, proprio questo. senti, intanto ne approfittavo per fare una cosa, per salutare Antonio Luisi, che è già stato nostro ospite nella tornata di incontri che Bulldog Rugby Supply si è dedicato ai presidenti regionali del Sud Italia, no? E ora vicepresidente FIR. Quindi ciao, ciao Antonio. Ciao Antonio. Allora, senti, tu hai iniziato a giocare a rugby dal 1993, avevi 13 anni. Esatto, è proprio nel rugby. Esatto. Il tuo club è poi quello, È il no? mio club di appartenenza che rivendico fortemente come senso perché è un club che veramente mi ha dato molto. Dove Da tu? bambino, dalle categorie inferiori, quello del mini rugby, fino alle attività seniores. Hai fatto tutta la trafila tu. Tutta la trafila che credo oggi è il tesoretto più grande che porto con me, perché vivi tutta una serie di esperienze e crei, instauri una serie di rapporti, anche come instaurare rapporti, lo sappiamo bene, questo è un vanto del rugby, per fortuna, una tradizione che poi in realtà piccole come Rieti si sentono in maniera particolare e quindi si instaurano legami, modi di fare con persone, con società, dirigenti che sicuramente porterò sempre con me. Tra parentesi, io ho degli amici a Rieti che si occupano di sport e sono rimasto colpito dall'attività sportiva che c'è in Rieti, cioè una città veramente importante dal punto di vista sportivo. Io mi rifaccio molto all'atletica perché questi amici si occupano di atletica, però ero rimasto annichilito a vedere il numero di manifestazioni che si organizzano a Rieti. Allora, diciamo che la predisposizione del territorio immerso nel verde e il fatto di essere una cittadina molto concentrata, raccolta, facilita molto l'attività sportiva, un ambiente sano. Rieti non a caso quest'anno è stata premiata 2 settimane fa dal CONI come, da Malagò come città europea dello sport per questo 2021. Quindi la dice lunga e conferma un po' quello che hai detto tu, la tradizione dell'atletica è secolare. Nella nostra città e diversi sono gli atleti che ha fornito al movimento, alla nazionale, ma anche per quanto riguarda ecco, il rugby, parliamo di 63-64 anni di vita, il calcio che non ha raggiunto mai livelli di professionismo alti, ma è ben diffuso, il basket con una tradizione in Serie A che va molto indietro, l'automobilismo, gli sport sul lago, signori snowboard che addirittura per questa stagione, quest'anno erano previsti nel nostro territorio i mondiali sul lago del Salto, che è uno dei due laghi che abbiamo più grandi nella provincia. Quindi è una tradizione sportiva, un cuore sportivo molto forte. No, infatti poi oltretutto bisogna ricordare questo, che Rieti è in una posizione molto strategica perché sono 80 chilometri da Roma, circa 60 dall'Aquila, quindi un punto strategico proprio per i rugby. Per il rugby, sì, infatti le origini, i primi anni ovviamente era forte il rapporto tra Rieti e L'Aquila, anche tanti ricordi, tante sensazioni erano delle giovanili, quelle partite che finivano, io ho raccontato girando per le società 130-0 con quella che all'epoca era la Scavolini L'Aquila, una squadra già molto attrezzata, una selezione con numeri diversi di quelle delle selezioni reatine. Io mi ricordo quei 130-0 che praticamente fischiava l'arbitro, andavamo sotto i pali. Tornavamo al centro, fischiava l'arbitro e tornavamo sotto i pali. Però, come ho detto, era uno stimolo in più perché vedevamo veramente un livello buono, un buon livello, degli ottimi ragazzi che avevamo di fronte. Il martedì noi eravamo tutti al campo per fare meglio. Assolutamente non si tornava indietro. Senti, tu poi dentro alla Rieti Rugby Club hai coperto, diciamo, sei partito da giocatore, da bambino, poi hai ricoperto tutti i ruoli fino a essere vicepresidente, presidente, consigliere, segretario. Poi sei stato anche Esatto. allenatore tu e dirigente sportivo del club. Sì, ho fatto come ruolo Insomma, l'hai tecnico. creato tu sto club, sei tu la colonna portante, scherzo, del club, però No, sei stato veramente super. sì, diciamo che sono stato uno dei ragazzi. Questo è quello che mi viene detto poi dal mondo degli old, da quello che io è un mondo fantastico quello degli old, che dico dove ci sono è una fortuna per i più piccoli, perché quello che loro dicono, tu e pochi altri siete stati le poche figure che abbiamo portato in campo da bambini quando noi eravamo giovani e oggi vi ritroviamo a lavorare per la società e ne siamo grati perché il drop out che c'è, come tu ben sai, è tantissimo.
Diciamo che dopo aver fatto tutte le categorie, la mia scelta è stata molto chiara. Ho capito, arrivato all'attività senior, se che ero più utile forse in quel momento per l'ennesima crisi che viveva il rugby ratino, uscire dal campo e dedicarmi alla vita della società, di quello che c'era bisogno, perché non è che sono entrato o uscito dal campo dicendo voglio fare il presidente, il segretario, il consigliere, No. rimboccando le maniche, mettendomi al servizio di quella che era la società del momento e facendo quello che serviva. Tutto, dalla preparazione, ecco, dei terzi tempi per i ragazzi, quello che avviene in un piccolo club, la storia che viviamo tutti, il mondo del rugby, no? Toccandolo da vicino, Certo. una sorta di segnacampo all'accompagnatore, fino a arrivare, per esempio, 2 anni fa, la fantastica esperienza di allenare i bambini, quindi il brevetto da allenatore dei mini rugby, che è un'esperienza veramente fantastica, ti dà tantissimo, una carica eccezionale. Sì, l'ho vissuta anch'io, devo dire che è un'esperienza veramente forte, perché loro sono divertenti. Poi tu allenavi la 12, giusto? Io ho allenato l'under 12, poi l'under 14, però questi ragazzi veramente io ho avuto qualcosa che non immaginavo. Il rapporto che si instaura, anche se veniamo da uno sport che molte mamme definiscono burberi, no? Ci vedono come reguisti. Poi Beh. ho scoperto che si instaura forse perché è un'età particolare pure per i ragazzi, perché lo sappiamo, quella a 12-14 anni comincia ad Eh essere sì. un'età un po' critica, e sentirsi dire magari in un messaggio, in una telefonata di un genitore: ho piacere che parli più con te, si apra più con te mio figlio, che con noi a casa, che non riusciamo. Questo ti fa capire quello che può dare al rugby a tanti, tanti ragazzi oggi, ragazzi e ragazze. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra parentesi, tu poi dopo nel tuo percorso di, diciamo, dirigente, hai conseguito l'attestato di dirigente sportivo per il CONI. Hai l'attestato ESR, Educazione e Sviluppo Rugby, attestato direttore di concentramento. Hai Esatto. fatto tutta una carriera che non, cioè non ti, intendevo dire questo, non ti sei limitato a fare il lavoro sul campo, hai progredito come proprio come tua cultura personale per dirigere il club. Sì, esatto. Io da lì diciamo che sono entrato in punta di piedi, perché questo sono abituato a fare, questo è Maurizio, non volendo né strafare né con arroganza. Però è ovvio che io credo che questo sia l'altro passo importante che debbano fare tutti i dirigenti, tutti coloro che vogliono lavorare fuori Concordo. dal campo. Per i loro ragazzi c'è una crescita sportiva che passa da una formazione, che vuol dire sacrificio, viaggi, corsi, ore, stare lì ad ascoltare e soprattutto essere sempre aggiornati su quello che arriva dal mondo federazione, mondo FIR, che nei prossimi mesi sicuramente sarà ancora più ricco, perché il rinnovamento passa anche da lì, da questa formazione dei club e dei diretti. Perché poi l'immagine, il risultato che abbiamo sul campo, io dico sempre, arriva da dentro la segreteria. E È questo vale per vero. qualsiasi livello, per qualsiasi club. È vero, è vero, è verissimo questo. Poi tu nel 2017 hai avuto un'onorificenza molto importante perché sei stato l'unico italiano a riceverla a Londra presso la cerimonia di premiazione. Raccontaci. Sì, quella è stata un'esperienza che il nostro attuale presidente Marzio Innocenti mi ha un po' rimproverato, non solo a me, ma anche bacchettato quella che era la vecchia struttura di informazione che ci arrivava dalla FIR. Perché nessuno sa, molti, anzi quasi nessuno sa di questa cosa. È una cosa di cui io ne sono sicuramente orgoglioso e per me è un vanto sia per me che per il rugby italiano, ma non ho mai espletato oppure fatto una campagna su questo, perché era riferita purtroppo al momento del terremoto che abbiamo vissuto nella nostra provincia, la Matrice, nel 2016. Lì io da subito, da regbista, insieme ai ragazzi della senior soprattutto e anche degli old, amici, parenti, eccetera, dei tesserati, ci siamo recati nelle prime ore alla Matrice, ma poi da lì, ripeto, si è scaturito un movimento di tutti i club dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, in cui sono arrivati presso la sede, quell'impianto del Fassini, che è la sede degli Arieti, una serie di aiuti, dagli aiuti alimentari fino ai vestiti, ai beni di prima necessità, ai medicinali, arrivava di tutto. È stata un'esperienza fantastica. Io ho semplicemente fatto quello che mi sentivo di dover fare, io come tutti i rugbisti del mondo ovale italiano. La federazione aveva pensato di raccogliere questo mio progetto, così l'ha definito, questa mia iniziativa che era stata portata avanti, e proporla all'attenzione della World Rugby. Nel 2017, come hai detto tu, sono stato convocato a Londra presso l'Hilton Centrale, nella cerimonia finale di fine anno, in cui loro premiano tutte quelle che sono le figure del mondo rugby, dai giocatori, giocatrici, 7, 15, 13, e fino ai dirigenti, e lì sono stato premiato con il premio Earth of Character, che per il
sport e i valori umani del nostro sport. È Esatto, stato un esatto. motivo di orgoglio, era un argomento triste, motivo per cui io ho riportato questo premio in Italia, portato ad Amatrice tra le genti del posto, perché comunque era giusto condividerlo con loro, e poi riportato in federazione. Sta lì in una bacheca davanti all'ufficio del nostro presidente e ripeto, è un orgoglio perché è l'unico premio portato da un dirigente sportivo di club Eh italiano sì. della nostra nazione. Però mi ha dato, quella è stata per me, secondo me, la scintilla, il momento in cui ho capito che possiamo dare molto, il momento in cui ho capito che all'interno della World Rugby il nostro paese poteva fare sicuramente qualcosa di importante. No, no, ma è una cosa ottima, direi, perché comunque, cioè, è molto prestigioso come riconoscimento. Sì, è prestigioso, io ricevo continuamente, mensilmente, settimanalmente, poi da quel momento nella lista, entri a far parte di una lista World Rugby personale e ti arriva una serie di comunicazioni e ti posso dire che questo lo sappiamo, in realtà Marzio su questo ha battuto molto e ci lavorerà altrettanto, dobbiamo entrare un po' di più in quelli che sono i parametri, le indicazioni che ci arrivano da quel mondo, dalla Sì. World Rugby. E questo credo per me è un'occasione in più di apprendere magari notizie, sensazioni di un mondo che sembra oggi talmente lontano, ma che poi vorrei riproporre e portare al centro del nostro movimento. Certo, guarda, ti auguro di farlo perché ne abbiamo veramente bisogno. Tu poi dal 2017 sei membro della consulta CONI Lazio con Riccardo Viola, però dal 2016 sei anche consigliere FIR Lazio. Allora, quella, diciamo, partendo dal volo dal discorso CONI Lazio, per me è stato importante perché lì mi ha un attimo riportato con i piedi a Riccardo al mondo dello sport, che è giusto che sia così, perché alla fine parliamo di rugby, ma parliamo di Sì, sport. di Salute. sport. Sport è uguale salute, uguale giovani, vuol dire tantissime cose. Prima dicevi tu, Rieti è città dello sport, no? Sì. L'esempio, ma così tante altre realtà. E per me quindi significa che tutto lo sport può tornare utile al nostro paese. Questa breve parentesi. Dal 2016 appunto vengo eletto per la prima volta come consigliere regionale per questo quadriennio ed è stata un'esperienza secondo me. Allora, quando l'ho accettata come candidatura fu Antonio Luisi a chiedermelo in quel momento. Diciamo che ero un ragazzo volenteroso che di primo, cioè su due piedi ho risposto ovviamente sì, bene, mi farebbe molto piacere, ma non avrei mai potuto immaginare quello che poi aspetta ad un consigliere il lavoro che andrà ad affrontare, Ah, in sì. cui veramente non dico che dimentica il proprio club, perché ripeto, per me l'appartenenza è una fede verso il mio club, però diciamo che togli delle ore di lavoro, togli una persona a quel club che sicuramente tornava utile in passato. L'attività di consigliere ti è un lavoro che dalla mattina alla sera, ti ripeto, tra mail e notizie che arrivano e su cui devi lavorare, richieste dei club. Telefonate di vario tipo su vari argomenti, è veramente un'attività che porto dietro come bagagliaio e io ritengo fondamentale, non è per voler tirare l'acqua al proprio mulino, ma ritengo fondamentale per chiunque poi voglia cogliere il passo successivo, come farò, come mi accingo a fare io oggi, e candidarmi alla presidenza del Consiglio regionale. Ripeto, è un passaggio secondo me opportuno, oltre che fondamentale, perché ti dà la consapevolezza di quello che dovrai andare a fare. Cioè significa dedicare da quel momento al rugby tutto quello che veramente, tutto il tempo di cui disponi. Quindi va conciliato con il lavoro, perché ripeto, nel Per rugby c'è forza. il volontariato e il lavoro invece ci consente di vivere una vita sana e dignitosa a noi e alle nostre famiglie. Quindi sono due cose ben separate. Non è che dal rugby andiamo a cercare quel qualcosa in più, anzi, li mettiamo Ok, certo. tante ore a disposizione. Senti, allora entriamo un attimo in quello che è il vivo della tua campagna elettorale. Allora, tu in questi giorni sei molto impegnato, mi dicevi, perché stai girando il Lazio per contattare i club. Ok, allora. Diciamo, quali sono i punti della tua campagna elettorale, ossia punti di forza, e qual è, che a me interessa particolarmente, vorrei sapere qual è la linea di discontinuità con il tuo predecessore Antonio Luisi, che a mio avviso era una persona molto molto preparata, ma sicuramente lui aveva una linea. Io presumo che, visti anche i cambiamenti dei tempi e come dire, la situazione attuale con il cambio di presidenza FIR, cosa ci proponi tu? Diciamo che l'esperienza con Antonio è stata fantastica perché comunque persona preparata a livello tecnico, a livello di gestione del rugby, dell'attività del rugby,
è preparatissima. Io credo che la conferma e la scelta di Marzio di averlo a fianco a lui, al di là di come si è arrivati al volo, da dove è arrivato Antonio, quello che sappiamo tutti era l'organigramma fatto da Marzio, la dice lunga. Cioè, ha riconosciuto, credo sia sì, in quel momento l'ha riconosciuto Marzio ad Antonio come il lavoro fatto, ma anche il fatto della sua elezione a pochi minuti da quello che era stato il risultato per l'elezione del presidente rafforza quello che è la sua immagine e il suo modo di operare per il rugby. Detto questo, lascia sicuramente in noi quindi un buon bagagliaio, ripeto, quella formazione che ho fatto io e il resto della squadra dei consiglieri. Però da adesso in poi il Lazio volta faccia e deve farlo quindi sopperendo a questa assenza, di questa figura, con delle figure che, ripeto, per questo forse ritengo fondamentale che siano già rodate, già collaudate all'interno di Comitato. Motivo per cui, ecco, il punto cardine della mia campagna è stato quello di girare tra le società laziali, cercando di recarmi in ogni angolo delle 5 province del Lazio, piuttosto che fare videoconferenze, mail o messaggi WhatsApp, eccetera. Ho preferito parlare e conoscere da vicino queste realtà per avere innanzitutto una sensazione di quello che è veramente il nostro movimento. È un ottimo comitato, il Lazio lo sappiamo benissimo. Il fatto che oggi ci siano tante candidature, sia come presidente che consiglieri, la dice lunga su quello che può essere sia un ritorno a quello che è stato il risultato delle passate elezioni in cui qualcuno cerca di andare a trovare un nuovo spazio, visto che era stato fuori dall'ambito FIR, e quindi la vede come un'occasione di rivincita. E dall'altra parte però c'è un movimento che va riformato. Oggi su 15 comitati, 14 comitati, 10-9 cambieranno di consiglio, stanno cambiando in queste settimane, in questi giorni, anche oggi sono altre elezioni di comitato nel nostro paese. Quindi ci stiamo recando in queste società come squadra. Che significa? Io ho fatto un punto cardine nella mia campagna, portare con me 4 dei 6 consiglieri che lo scorso anno facevano parte di quel consiglio. Ma questo perché? Innanzitutto perché sono stati loro a chiedere a Maurizio di candidarsi come presidente. E io ti posso assicurare che non ho mai detto voglio fare un giorno il presidente del Lazio, non l'avrei mai immaginato almeno per ora. Quindi questo primo mi ha dato molta fiducia e che andava ripagata sicuramente. Ma perché queste persone, ripeto, conoscono quello che è stato vivere il Lazio in questi anni? E con loro posso andare veramente ad essere più vicino possibile a quel territorio. Marzio, 2 settimane fa, venendo a Roma, incontrando le società laziali, è stato chiaro: noi dobbiamo essere più vicini alle nostre realtà, parlare la stessa lingua tra comitato e federazione. E questo è sicuramente il nostro intento, la nostra fede come programma elettorale, chiamiamolo così, se vogliamo portare, ecco, ripeto, la parola politica nello sport in questo momento. È stato il nostro programma. Significa che dobbiamo essere più, è vero, da 4 rispetto a 6 c'è una bella differenza. È un comitato che ha degli ottimi numeri. Ad oggi, insieme a Lombardia e Veneto, sono i comitati più grandi che abbiamo nel nostro paese. E quindi richiederanno un lavoro enorme, enorme. Qui c'è bisogno, secondo me, in questo momento nel Lazio, ripeto, andando e volendo seguire quella che è la politica federale del presidente della federazione, di persone che dedicano molto, molto tempo della loro vita al rugby. Farlo con professionalità. Quindi serviranno persone di sacrificio, persone esperte che abbiano voglia di rimboccarsi le maniche, sopperire a quell'assenza che ti dicevo prima, farlo a modo nostro, farlo, ripeto, partendo dalla presenza alla concretezza, come ho detto io a loro. Io questo voglio in più da loro. Che tutti, è vero, abbiamo un lavoro, abbiamo una famiglia, abbiamo gli impegni, ma rispetto a prima, che magari bastava perché Antonio già svolgeva attività di federazione, essendo responsabile dei comitati. Quindi poteva cingere e dare una risposta concreta anche per telefono dalla società. Noi dovremmo fare di più, noi dovremmo fare in modo che se riceviamo una chiamata da un club X, saliamo in macchina e andiamo lì sul posto concordando un intervento e andiamo a vedere quale sia la realtà di questa società, di cosa vive e quale sia la problematica che si trovano a dover affrontare. Non potremo farlo noi perché siamo soltanto 4. Marzio è stato chiaro, nella sua politica entrano a far parte di quello che è l'attività dei comitati i delegati provinciali. E in una provincia come la nostra, 5 province, è vero, ce ne sono province, ripeto, che con anche 12-13 province nei loro comitati, noi siamo 5 province, ma molto frastagliate, con distanze chilometriche enormi, che ad oggi hanno forse, ecco, questo deve essere l'altro passo, il cambiamento forte che ci deve essere. Ha visto magari le province lontane da quello che era l'attività di Roma Capitale, cioè molto era concentrato sulle squadre, i club di Roma Capitale e molti invece erano i problemi che restavano poi all'esterno. E questo come possiamo sopperirlo? Ripeto, con la presenza sicuramente dei membri del Consiglio, con
con i delegati provinciali che, ripeto, vengono portati all'interno delle attività di consiglio, e in quel caso, essendo eletti, perché non è il presidente di comitato o il prossimo consiglio che sceglierà i delegati, ma io vorrò che siano proprio le province, mettersi al tavolino, creare quell'unità anche con il club che fino ad oggi c'era ostile perché a 3 chilometri da noi ci portava via il ragazzo. Questo è quello che ha detto Marzio. Oggi dobbiamo sederci invece ad un tavolo, scegliere un delegato che ci rappresenti, che rappresenti l'intero movimento di quella provincia, perché il delegato è quella persona che oggi può e deve fare da tramite tra federazione e club affiliati del territorio. Deve e può avere rapporti con le attività istituzionali, quindi i comuni di quel territorio, e quindi essere pronto a rispondere, ad agire lì sul posto, e soprattutto porta a termine quelli che sono i progetti con la scuola, cura anche quelli, i rapporti, i famosi giochi della gioventù, in cui molti di noi sono arrivati al rugby. Bisogna che torniamo con la programmazione con Giorgio Morelli, che se ne occuperà come federazione, con i rapporti col MIUR, andare ad approfondire e migliorare questo aspetto. Quindi sarà una squadra che sarà involtita dei delegati che arriveranno dalle 5 province, e soprattutto io l'altra cosa che propongo, dato che da Mazio c'è tutta la volontà, ripartendo da zero, diciamo che secondo me un grande successo che ha avuto il nostro presidente oggi è sicuramente il rinnovamento. Questa parola che io sento dire girando per tutti i club, che è un po' l'Ave Maria, è diventata, perché ogni domanda che fanno segue al fatto di dire: dato che ci sarà questo rinnovamento. E quindi io credo che sia stata veramente la prima vittoria, inculcare in tutti noi la voglia di rinnovamento, parlare di futuro. Beh, Maurizio, ce n'era anche un discreto bisogno, senza nulla togliere a quello che è stata la conduzione di FIR precedente, cioè del presidente Gavazzi. Però secondo me, dopo un tot numero di anni c'è bisogno di di un forte rinnovamento e di forze nuove, perché arrivano con delle idee, nuovi stimoli. È fisiologico che tu, dopo un tot numero di anni che occupi una posizione, diciamo, ti sieda un po' su quella situazione, perché chiaramente, ripeto, è fisiologico, mentre invece, con, diciamo, l'avvento di qualche persona anche più giovane, con voglia di fare, chiaramente si ottengono dei risultati nettamente superiori. Io credo che sia fondamentale, non peraltro la riforma dello sport, tra l'altro, prevede che nelle federazioni, nei comitati ci sia un ricambio. Io credo che, e questo associato a quello che ti dicevo prima, che arrivare a farlo con una formazione adeguata che si sviluppi all'interno delle strutture che abbiamo è ancora più forte, viene rafforzato, perché a quello che dici tu, che il rinnovamento porta freschezza, giovinezza e idee. Deve poi subentrare, perché se no rimarremo, come dici tu, in fondo al baratro, perché veramente c'è bisogno di ripartire da zero, forse anche un gradino sotto stiamo in questo momento, e rimboccarci le maniche e farlo con le persone giuste. Quello che dicevo prima, non serve né il dottorato né l'illustre che arriva al rugby, sicuramente ci saranno persone che possono arrivare in quel senso, ma la persona che oggi è stata messa in un angolo perché per anni, per mandati, si sono susseguite figure che conoscevamo tutti ormai nel nostro rugby. Io non dico che sia giusto metterli da parte. Innanzitutto, No. come ha detto Marzio, in occasione del presidente, salutando il presidente Gavazzi, gli va detto grazie per quello che hanno fatto. Sicuramente, perché riconosco anche io che hanno dedicato tanto tempo. Però il fatto di voler inserire, dover inserire nuove figure resta fondamentale. Resta fondamentale, perché il rinnovamento, hai detto bene tu, due parole: rinnovamento vuole freschezza. Eh sì, certo. Va bene, senti, che cosa hai intenzione di fare tu come prima cosa se hai l'accesso, diciamo, alla presidenza? Qual è il tuo focus? Cioè, che cosa decidi di fare la prima cosa che per te a te sta a cuore? Allora, la prima cosa che io ho a cuore la sto portando avanti nella mia campagna, e in cui sto chiedendo, salutando ogni presidente, di inviarmi un format in cui mi comunica innanzitutto se nel suo club ci sono persone che vogliono rendersi disponibili e fare quell'elenco che ti dicevo prima di persone che la squadra del comitato. La seconda cosa sarà quella di andare a rivedere e sedermi al tavolo con la struttura tecnica, che tu sai bene non dipende dal presidente del comitato, ma arriva dalla federazione, lavora da loro, subordinata da loro, e poi con il presidente tornare a mettermi nuovamente seduto con Marzio e andare a fare una sorta di anno zero per questo comitato, che ripeto è un ottimo comitato ed è già un ottimo livello, ma sicuramente, ripeto, il discorso province va rivisto. Tanti sono i club che chiedono di voler essere coinvolti nel nostro mondo.
È ovvio che un piccolo club di provincia non ha gli stessi numeri, ma io dico sempre ha gli stessi problemi se non di più che il grande club. Ok? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ovviamente la prima cosa sarà proprio questa, mettermi seduto e informare, diciamo, la nostra federazione, che fino adesso secondo me vedeva solo rose e fiori, che noi abbiamo una problematica grande, che è quella di andare a far riportare la federazione, perché il comitato è federazione, è l'organo della federazione sul territorio, il braccio, la mente. Resta sempre FIR, ma deve essere un braccio utile a questo corpo, a questa squadra, che vada dentro le società e riporti in maniera diretta, il più possibile diretta, al nostro presidente quelle che sono le problematiche. Perché ripeto, lì l'abbiamo visto in FIR, lo vedremo secondo me anche qualche altra novità nei prossimi giorni. Il rinnovamento c'è stato, c'è, la voglia è Sì. grande, e quindi portiamola anche dentro i club, dentro i clubhouse delle nostre realtà, della nostra regione. Ho capito. Va bene. Senti, io con le domande sarei a posto, nel senso che tu volevo fartene alcune, ma tu mi hai raccontato tutto tu, di conseguenza sei stato esaustivo. Se tu vuoi aggiungere qualcosa, ben volentieri. No, io ripeto, l'unica cosa che voglio aggiungere è che è stata un'attività, il marzo quando ci siamo visti in federazione, quando io ho accettato la candidatura, mi ha detto una cosa: tu Maurizio, ho capito che non ti piace far politica, ti piace essere concreto e lavorare per il rugby dentro i club, però è anche vero che vai a farlo per un comitato e questo Sì. prevede un lavoro, ti candidi come presidente, un'attività politica e ritieni di fortunato perché io l'ho fatta per 8 anni, tu dovrai farla soltanto per un mese. E credo che con queste due parole Marzia è stato molto chiaro, cioè mi ha È fatto aprire stato un altro mondo rugby che non conoscevo, certo. ma che va fatto, anche quello serve, questo l'ho capito, ma non per dire partecipazione uguale voto che vado a chiedere al club in questo No. momento. Significa veramente andare a capire il più possibile, perché tante volte vedo i club quando arrivo, che vedono l'arrivo della federazione, sembra come che arrivasse. Ma non perché Maurizio, perché arriva la federazione un dio dal cielo, come se nessuno li abbia mai Sì, visitati, è nessuno li vero, abbia mai seguiti così da vicino. ma infatti Questa è stata la cosa. io mi auguro che effettivamente questa cosa venga messa in pratica, cioè che non ci sia più, hai capito, la problematica di comunicazione con quello che è l'organo supremo, cioè con il governo, dove adesso non dico che tutti devono telefonare a Marzio Innocenti per chiedergli qualsiasi cosa, no, però No, no, no. dove ci sia una facilità di accesso in maniera tale da avere delle risposte, perché i club sono il centro dell'attenzione e devono avere delle risposte anche magari per problemi, diciamo, futili, ma che comunque cercano una guida e quella guida gli va data. Questa è una filiera che va rimessa in sesto, nel senso, ho Esatto. detto prima, presidente, federazione, comitato, club, questo non vuol dire, come hai detto tu, la telefonata a Marzio ogni volta che abbiamo un problema futile, ma Chiaro. è sicuramente vero che, ripeto, che il comitato deve raccogliere questa telefonata, ripeto, portarla in chiaro, vedere qual è l'analisi di questa telefonata e quindi capire cosa serve, e poi negli uffici adeguati che ora ci saranno, verranno formati, sicuramente migliorati da persone competenti, lì porteremo la problematica del club, la condivideremo con la federazione e poi faremo il passaggio inverso, torneremo al club facendo vedere che la federazione non è un muro che respinge ogni Certo. nostra proposta, ogni nostra domanda, o è un muro ostile che non ascolta nessuno. Ma ripeto, oggi vuole e ha il bisogno di entrare nei club, nei clubhouse. Perfetto. Va bene. Senti Maurizio, io ti ringrazio, ti faccio i miei auguri per la tua campagna elettorale e potremmo fare anche una cosa, a bocce ferme, cioè una volta che ci sono state le elezioni, incontrarci nuovamente per fare il bilancio di com'è andata. Sia che tu sia il nuovo presidente del Lazio o che tu debba aiutare qualcuno nel suo compito. Sicuramente sì, ripeto, più aumentiamo la comunicazione e il dialogo, più sicuramente faremo il bene della nostra passione. Oh, io ci provo, Maurizio, non faccio altro che parlare con tutti, più comunicazione di così non saprei cosa Infatti, inventarmi. sei preziosissimo e ti ringrazio per il lavoro che svolgi per la Pallavolo del nostro Figurati, paese. noi siamo qua, dico sempre che noi il canale di Bulldog Rugby Supplies è a disposizione di tutto il mondo, vale. Chi vuole parlare di rugby con noi da noi è sempre benvenuto. Noi non abbiamo mai posto né censure, anzi abbiamo sempre invitato tutti a venire proprio per aiutare il mondo, vale, a avere un po' di respiro in un periodo oltretutto difficile come è stato quello di adesso. Ma io dico che evitare il confronto o deviare le cose non serve a nulla, no?
qualcuno, e concludo, in questi giorni mi diceva: ma non ti dà fastidio che ci sono altri candidati rispetto a quella che era l'idea del presidente iniziale? Io No. rispondo andando indietro nel tempo, no? Con la mia memoria, e dico: ma voi come me che venite dal campo, ma ricordate quanto era brutto scendere in campo e sapere che la partita non aveva senso perché l'altra squadra non aveva i numeri, oppure sapere durante la settimana che la domenica saltava tutto perché l'altra squadra non poteva giocare? Oggi io dico che se un avversario con me, che nella mia partita c'è un altro avversario e ci sono altri concorrenti, per me è soltanto uno stimolo a far meglio, tutto qua. Quindi Esatto. fate benissimo. Esatto, la pluralità. La pluralità, esatto. Grazie ancora e buon rugby. Grazie, buon rugby a tutti. Ciao. Ciao, grazie.